Parcheggi a spina di pesce lungo viale Dante Alighieri, addio. L'amministrazione comunale di Fano, dopo le numerose richieste dei residenti, ha pensato ad una nuova disposizione delle soste auto a partire dalla prossima stagione estiva. Via Dante Alighieri è letteralmente invasa dalle auto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sia a destra che a sinistra ci sono parcheggi selvaggi a spina di pesce e la velocità è veramente alta delle auto che percorrono questa via. Noi vogliamo riequilibrare gli spazi cercando di dare più spazio ai pedoni, soprattutto ai pedoni, ai ciclisti e regolamentare quindi la sosta per le automobili. Attualmente abbiamo una corsia di 5,50 m. Noi andremo a ruotare i parcheggi mettendoli in linea sia a destra che a sinistra, creando quindi, liberando spazio lato mare, un percorso pedonale più piccolo, mentre invece lato monte ci sarà un percorso di circa 3 metri, lungo tutta la sezione un pochino di più, un pochino di meno di 3 metri, considerando anche la presenza dell'albero. Quindi sarà un percorso pedonale più largo e quello ciclabile invece per ora abbiamo intenzione di far passare le biciclette insieme alle automobili, perché questa sarà una zona 30, quindi la velocità delle auto sarà ridotta. In teoria si dovrebbe ridurre già con la presenza delle automobili parcheggiate a destra e a sinistra, le macchine dovrebbero andare più piano e quindi la bicicletta può percorrere insieme all'automobile lo stesso percorso. Con questo importante intervento, che vedrà la luce agli inizi del 2021, si migliorerà la sicurezza di tutto il viale, con un occhio di riguardo anche per ciclisti e pedoni, che attualmente sono costretti ad occupare l'intera carreggiata per colpa delle auto parcheggiate selvaggiamente. Questo intervento dà ordine alla situazione un po' selvaggia che in questo momento vive via Dante Alighieri, porta giovamento ai residenti che avranno, diciamo, una situazione un pochino più migliorativa, un pochino più decorosa. Non andiamo a fare degli interventi importanti sui marciapiedi, perché in questo momento non riusciamo a ricreare un marciapiede, ma andiamo a dare decoro a tutta quella zona, ripulendola, risistemando la banchina con questo stabilizzato più duro, più compatto, in modo che sia percorribile bene anche dai diversamente abili, e appunto andiamo a rifare tutta la segnaletica verticale e orizzontale con queste modifiche.